Non è più solo una questione di attività sportiva, in quanto la chiusura del palaghiaccio di Alleghe a partire dal 1 ottobre rappresenta l'ennesima ferita di un territorio montano sempre più abbandonato a se stesso. Lo si è sottolineato nel corso del sit-in di protesta di fronte al palaghiaccio Alvise De Toni. Società, atleti, famiglie, tifosi ed amministratori locali si sono trovati infatti a gridare il proprio dissenso per la grave situazione che ha portato il sindaco di Alleghe, Danilo De Toni, a decretare la chiusura dell'impianto a seguito della ricezione di una bolletta mensile di energia elettrica da oltre 50.000 euro. La chiusura è sicuramente inevitabile, dovevamo chiudere ancora prima, però considerato che c'era un torneo giovanile a livello regionale, visti la situazione anche con la ragioneria, abbiamo detto ok, facciamo ancora quello sforzo di 10 giorni e arriviamo al 30 settembre. Però se non ho certezze in termini di tempo e di quantum, io non è che posso riaprirlo subito, devo avere delle conferme. Nel corso degli interventi è emersa la preoccupazione sul come far continuare l'attività sportiva dei più piccoli. Spaventa inoltre la presenza di sempre meno servizi in territori già di per sé caratterizzati da uno spopolamento e un invecchiamento della popolazione assai più marcato. Tra l'altro, la medesima situazione la stanno vivendo a Pieve di Cadore, dove il palaghiaccio di Tai risulta già chiuso. La partecipazione popolare è se non altro un segno di incoraggiamento, evidenzia il presidente dell'Alleghe Hockey, Adriano Levis. Vedo anche tante altre società sportive presenti, vedo lo Sportivi Ghiaccio, ragazzi della pallavolo, c'è veramente una vicinanza sportiva proprio. In questo momento qua diciamo che l'Alleghe Hockey è solo diciamo, la punta dell'iceberg. Da qua a qualche giorno, da qua a qualche settimana sicuramente sentiremo parlare che anche altre società avranno lo stesso problema nostro. Valeria Rossone di Agordino Ghiaccio Sport prova ad indicare la strada della speranza. Cercare di tenere duro e sperare in una ulteriore apertura, magari nel periodo invernale, per noi sarebbe ottimo. Però capiamo anche le difficoltà del comune perché confrontarsi con bollette dell'energia così elevate non è possibile sostenere.